Buongiorno, allora, sto diciamo facendo l'intro venerdì prima di sabato perché non so se poi dopo non riesco a salutarvi. Di solito quando inizio il vlog vi saluto sempre, però non so se poi domani che sabato riesco a salutarvi, per cui inizio a farvi vedere un pezzettino di vlog oggi che è venerdì. Ovviamente registro fino a domenica e voi lo vedete martedì questo vlog. Vi faccio vedere tre cose che mi sono arrivate, tre cose che ho ordinato su Amazon, perché così almeno le uso e ve le faccio vedere. Poi vi metto le clip che ho fatto giovedì, che sono andata a prendere il tagliaerba, per cui vi metterò le due o tre clip che ho fatto, che ho preso il tagliaerba, e poi domenica lo useremo insieme, tagliamo l'erba, perché poi domenica prossima è Pasqua, e come avevo detto nell'altro vlog, volevamo fare la grigliata in giardino nella casa nuova, e dobbiamo ovviamente tagliare l'erba e pulire tutto il giardino. E spero che il tempo ce la dà buona per fare questa grigliata. Vi faccio vedere i pacchi che sono questi. Sono tre pacchi di Amazon che ho ordinato. Non l'ho aperti perché volevo aprirli insieme a voi. In teoria mi serve il cavalletto. Che pigna! Allora, stamattina sono a casa, non lavoro, ho la giornata libera, meno male, perché dovevo registrare i video delle uova e oggi ho registrato il video delle uova di Pasqua, l'ho aperte e ve le metterò prima di, ovviamente, di Pasqua, il giorno di Pasqua, perché sennò non avevo un buco per mettere questo video e tanto almeno registrarlo. Vabbè, comunque. Iniziamo a farvi vedere. Vabbè, posso appoggiarlo qui. E se non mi cade, vi faccio vedere il primo pacchetto e poi apro gli altri. Perché ho preso un bel po' di cose carine e quelle che mi servivano. E allora voglio farvele vedere. Questo è il primo. Perché dato che ho devo montare il video di sabato che voi vabbè il video l'avete già visto di sicuro, spero che volevo montarlo subito perché poi dopo no, per me dopo sarà difficile comunque. Questo è il primo acquisto che ho fatto, che ho preso il semi permanente. Allora, ho preso il Prime di Elliott 99 perché mi sono trovata bene con questo Prime e Top Coat, che adesso ho preso il kit e dato che l'ho finito ho preso questo qua, l'ho pagato 11 euro mi sembra, e ho preso questo kit per fare semi permanente, questa base coat. Ovviamente non si vede bene perché dovrei accendere le luci perché il sole qui non prende alla mattina, prende verso il pomeriggio e ovviamente è quasi mezzogiorno, per cui calcolate. Poi questo, il top coat, c'è cioè base coat, prime e top coat, questo qua. La marca è ottima perché l'ho provata, mi sto trovando bene. Questo cos'è? Forse ti dice lo step che devi fare, però tanto io lo so perché più o meno. E poi c'è questo qui che è il matte top coat, questo qua, vediamo, dovrebbe essere, sì, è praticamente questo kit che ti permette di fare il semi permanente.
E dato che se mi permette, per me mi dura di più. Allora ho preso questo kit qua. E poi c'è questo, che dovrebbe essere per pulire quando tu metti il rimuove, sì, rimuove il, ad esempio, il matte coat, eccetera. Questi qua sono quelli per pulire. Sono un po'. E non è neanche tanto, 11 euro è buono come prezzo. Per cui ho comprato questi. Poi vediamo se riesco a farvi vedere l'altro. Mamma mia, stava cadendo. Questo che pesante. Lo apriamo insieme con la forbice. Allora, c'è la carta. Mi ha messo il calendario. Il calendario del 2022. Grazie, che carino. E ho preso questo che è il detersivo detergente per il pavimento. Si chiama Glitter Sun. Adesso vediamo l'odore. È di 3 litri, se non mi sbaglio. Praticamente questo è un batticida ed è ottimo. Io questo qua lo usavo quando lavoravo sul lago, che facevo le ville. Poi ovviamente ho lasciato quel lavoro e dato che è troppo buono e in più l'odore è ottimo, allora ho deciso di comprarlo. Questo l'ho pagato 29 euro e qualcosa, sono 3 litri, sì, è tantino, però almeno vediamo se riesco ad aprirlo. L'odore però non è questo. È forte. Non credo che è questo. Comunque, vabbè. Lo proverò e vi farò sapere. Comunque sono 30 euro più o meno. E questo è detergente disinfettante battecida. E sì, niente. Ho preso questo qua. Adesso vi faccio vedere le altre cose che ho preso. Spero che... Allora, dall'immagine, in teoria, è molto diverso. Però, vi faccio vedere l'altra scatola, quella grande, e vi faccio vedere che cosa. Come faccio io i vlog, non ne fa nessuno. Perché... i miei cavalletti, allora ce n'è uno grande ma è un po' rottino, ci sono gli altri ma sono abbastanza rottini, per cui alla fine mi tocca comprare. Comunque vi faccio vedere, ho comprato questi qua che sono belli grandi. Questi servono per far sì che tu li metti nella doccia e non ti scendono giù i capelli, perché di solito, dato che io ho capelli lunghi, si attaccano nello scarico, e allora con questi, grazie a questi qua, poi dopo ve lo farò vedere, non ho problemi per i capelli. Questi l'ho pagati 5 euro 6 euro ma sono 3, l'ho presi grigi. Sono ottimi, sono utili e sinceramente, allora, sono fatti così, c'hanno le gommine dietro. E dopo ve lo faccio vedere. Comunque questo qua è utile per i capelli, così almeno non ti si attaccano nello scarico. Poi ho preso questi due per fare la colomba. Sono due. Allora, questi l'ho pagato 9 euro, che è anche ottimo. 9 euro e ne ho presi due. E domenica farò la colomba di Pasqua e vi farò vedere come viene. Ovviamente la ricetta l'avevo già fatta sul canale, semmai poi nella nuova casa farò un'altra ricetta, sempre della colomba. Comunque adesso vi faccio vedere questo qua.
perché vediamo se riesco a appoggiare. Ok, così grazie alle scatole riesco a appoggiare il telefono. Comunque vi faccio vedere. Senza romperlo, così almeno riesco. Senza romperlo, ma lo rompo? No, non è vero. Beh, dai, non è male. Così almeno tutte le volte non la devo buttare, ce l'ho per fare la forma di colomba. E sono uguali. Non li apro tutte e due, apro solo una, che così almeno sono, diciamo, nuove per la casa. Vabbè, tranne queste che utilizzo. Queste sono ottime, 9 euro per due teglie, non è male. E poi per finire ho preso i portachiavi per la nuova casa. Adesso li apriamo insieme e vediamo. Vediamo come sono. Che andranno ovviamente per attaccate alle chiavi. Beh, dai, che carino. Allora, c'è scritto nuova casa, nuove avventure. E sono due, pagati 6 euro, mi sembra, o 8 euro. Adesso ve le faccio vedere meglio. È in inglese, però sono carine. Adesso le metterò nelle chiavi della casa. Vediamo se riesco a farvele vedere così. C'è la casina. No, non si riesce a vedere bene. Comunque c'è scritto nuova casa, nuove avventure. Ed è fatta così col cuoricino. Sono due. E poi c'è scritto 2022 e la casina. Non so se si vede. Comunque, così, queste qua ho preso. Sì, costano un po' tantino, però sono carine da vedere. E boh. Comunque, queste sono le cose che ho comprato su Amazon. E vi farò sapere, ovviamente, per il detersivo dei pavimenti. E niente, poi vi farò vedere la colomba che farò alla domenica. Credo lo farò la mattina dopo, perché allora questo sabato allora alla sera andiamo fuori a mangiare, abbiamo deciso di andare fuori a mangiare con degli amici, e invece al pomeriggio, perché alla mattina io lavoro fino alla 1/2, lavoro, poi torno a casa, mangio e vado nella mia nuova casa per sgombrare tutto quello che c'è di piastrelle, pulire tutto bene, perché così almeno domenica poi pulisco tutto il giardino. E credo che poi, non lo so cosa faremo, perché ieri sera, che era giovedì, è venuto mio fratello a vedere tutta la casa, a controllare, e siamo stati lì praticamente 2 ore di sera, dalle 9:30 fino a mezzanotte. Siamo stati lì per decidere cosa volevo, il bagno come doveva essere, eccetera. E ovviamente non ho ripreso perché non stavo vloggando ieri sera. E diciamo che qualcosa abbiamo risolto sul bagno, perché è piccolino, non è grandissimo. E niente, per cui non ho capito se inizia già sabato, domenica, questo weekend, oppure farà la mattina, in settimana. Di solito in settimana io non ci sono perché lavoro, per cui semmai andrà lui. E non potrò vloggare in settimana, perché come sapete io lavoro, e per me dopo diventa difficile, per cui potrò solo riprendere nei weekend quello che mi fa, e vediamo che cosa faremo o farà sabato e domenica. Non l'ho ancora capito, perché dobbiamo vedere il pavimento, dobbiamo decidere il pavimento, tutte quelle cose lì. E sarà difficile, perché io sono un po' difficile a scegliere le foto, cioè un po' complicata quando devo scegliere qualcosa. Va bene, ci vediamo sabato. Per voi è sabato, cioè per me è sabato, ma per voi il vlog continua di seguito, per cui ci vediamo sabato, perché adesso io devo
prepararmi, montare il video che uscirà sabato, quello che avete già visto, e poi devo andare a lavorare. Per cui si conclude così. Detto questo, ci vediamo sabato. Stiamo pulendo, stiamo mettendo via, cioè buttando via tutte queste piastrelle. Poi ci tocca fare questa parte qua e tirare via tutta la colla che c'è su. E poi si butta. Qui c'è un po' di casino, però vabbè, ho portato le scatole. E basta. Adesso tutto a posto, praticamente devo prendere così, almeno se questa parete è pulita riusciamo a spaccare quello e tirare via tutta la colla. Ci vediamo dopo, perché con una mano è difficile, poi ovviamente ci vuole un bel po'. E sono le 4 del pomeriggio. Direi che ho pulito un pochettino. Ho messo lì quelle grosse, queste sono tutte quelle da buttare. E fuori c'è vento, vai, un vento, mamma mia, che non si può spiegare. Questo qua lo devi modificare in giù, così. Tenere retto, metti qua quelli piccoli e lo blocchi. Quando devi portare via, perché sennò va giù, Sì, allora va montato lì. Dopo con una fascetta non leghi più. No, questo è chiuso. Quindi si prova. Allora,
questo? Sì, a lui. Metti un po' più là. Abbiamo comprato la canna, questa qua. Adesso sto tagliando l'erba con l'aggeggino e direi che funziona la canna. Adesso mi sta tagliando l'erba che fa schifo e troppo alta. Yes, oggi è lunedì.
devi spegnere. Cos'è sto coso? Oggi è lunedì. Questo vlog ve lo vedete domani, che è martedì. Io sto registrando di lunedì di seguito perché, in poche parole, domenica, cioè ieri, non abbiamo fatto niente. Siamo andati da una nostra amica, dal Pandoro, Panettone, la cos'è, ciao. Gli abbiamo dato la colomba e siamo stati lì tutto il pomeriggio, per cui non siamo neanche riusciti ad andare a casa, a tagliare l'erba, a fare quello che dovevamo fare, i lavori, eccetera. E allora, comunque no, a parte alla mattina, quando ho finito di fare colazione, che voi avete visto la clip dove si vede il lago di Como in cima, siamo andati a vedere le piastrelle e il pavimento. Abbiamo scelto il pavimento e le piastrelle per il bagno e la cucina e non ho ripreso perché, giustamente, dato che sono cose anche un po' private, non è che posso riprendere tutto tutto di quello che faccio. E poi le piastrelle ce l'aveva, diciamo, un signore che conoscevo, e allora ho fatto tutto con calma, senza che sono stata lì praticamente a farvi vedere le cose che facevo, perché non era tanto il massimo. E allora niente, siamo stati lì, abbiamo scelto le piastrelle, abbiamo scelto il pavimento. Non vi svelo quale ho scelto perché deve essere una cosa dopo vista quando è tutto finito, per cui mattina, sono stati tutta la mattina lì a scegliere il colore del pavimento, delle piastrelle, tutte queste cose qua. E basta, per cui la mattina abbiamo fatto quello e poi il pomeriggio siamo stati tutto il giorno da una mia amica che poi alla fine non abbiamo fatto quello che dovevamo fare in casa. Invece stamattina, dato che eravamo a casa, abbiamo chiesto un permesso. Siamo andati a lavorare per due orette e poi siamo tornati là nella casa. Abbiamo tagliato un pezzettino di erba, poi si è scaricata ovviamente il tagliaerba e siamo riusciti a tagliarla tutta, ma tanto poi sabato mattina spero di non lavorare, di tagliare tutta l'erba che ci manca. Poi ho iniziato un po' a spaccare la colla, a tirare via la colla. Se vado la prossima volta vi faccio vedere un pezzettino come la tiro via io, senza far casino, senza rompere. E sì, mi sono fatta male, mi sono tagliata e mi usciva sangue. Mi sono fatta 3, 4, 5 tagli, solo in questa mano 3, e poi 2. Ho messo i cerotti, mi sta bruciando le ferite perché bruciano dopo tanti tagli che mi sono fatta. E niente, queste sono le cose che abbiamo fatto oggi, che è lunedì. E adesso vado a montare sto video, spero entro domani pomeriggio, se no voi lo vedete alla sera il vlog,
E niente, per cui dato che dura un pochettino questo vlog e sono ormai quasi 5 giorni che registro il vlog, ci vediamo sabato prossimo con il nuovo vlog. Per cui adesso mangio, devo montare il video e poi andare a lavorare. Per cui concludo qua il video, il vlog. Volevo solo spiegarvi queste cose qua che abbiamo fatto domenica, per quello che non ho registrato domenica, ma sto registrando adesso. Vi ho fatto vedere quello che abbiamo fatto stamattina. Va bene, ciao e al prossimo vlog.